Da Totò e Peppino, Fratelli d'Italia, Francesco Piccolo, scrittore, Caserta, 1964. Io ho amato e amo quel Totò inabile, il Totò che si è fermato. Quando la vecchiaia, la malattia e la vista hanno neutralizzato il corpo snodato e astratto, la danza e i gesti e i balli del genio comincia il suo capolavoro. Capolavoro, l'astrazione passa dal corpo alla parola. E il suo complice più frequente e irresistibile è quel Peppino De Filippo che grazie all'accoppiata diventa semplicemente Peppino. C'è una data più o meno simbolica, il 1956, l'anno di Totò, Peppino e la Malafemmina. E la banda degli onesti, ma anche di Totò Peppino e i Ferileggi e Totò lascia o raddoppia. Un anno decisivo per la grandezza di Totò, una collezione di film che racconta un'Italia che cambia definitivamente e lo fa meglio delle centinaia di saggi successivi. L'Italia del boom economico e della televisione, che addirittura fa una prima prova paleolitica di caramba che sorpresa in Totò Peppino e i Fuorilegge, quando Titina scopre la truffa subita dal marito in collegamento in diretta con un locale romano. Tutto era cominciato dalla banda degli onesti, con una dichiarazione di poetica comica da parte di Totò. Ho scelto Peppino come compagno di giochi perché con lui può perseguire quel genere di comicità del linguaggio da quando il fisico non può permettersi più di giocare con la corporeità che aveva tentato faticosamente di portare fino al medico dei pazzi e a Totò all'inferno dell'anno prima. Ma ora basta, per sempre. E allora il portiere Bonocore, chiamato a inizio film a sbloccare l'ascensore, sale le scale, lentamente zoppicando, e a richiami impazienti dei condomini urla: volo! Sancendo definitivamente la sostituzione della parola al gesto. E intanto che rivela un nuovo modo di comunicazione di geniale modernità. Non contano i fatti, ma quel che dice, quel che si dice e si promette. Avverte una volta per tutte al suo pubblico che alle mosse sostituirà il linguaggio, quello varrà per quelle. Totò Peppino la Malafemmina è il primo film dove il titolo, nel titolo compare Totò Peppino e sarà l'inizio di una serie fortunata che lo si capisce bene vedendo come i due si divertono. A Peppino lo hanno visto tutti. Scappa da ridere mentre scrive la lettera. Però qui ride addirittura il principe mentre salgono sul trattore. Peppino alza il piede e Totò gli sfila la scarpa e dice la battuta successiva, ridendo. Il conflitto geniale tra i due parte da questa differenza. Totò fa il proprietario vivero, spende i soldi non i suoi e non si limita a questo, no, si illude di essere un innovatore. Vuole dare una svolta modernista, tecnologica, al passo coi tempi, all'impresa. Così compra un tanto trattore, vendendo i buoi. Rimprovera il suo fratello socio scandalizzato. Civilizzati, così però pensa che il radiatore sia una zanzariera e l'indicatore del carburante una bussola. Quando lo mette in moto, distrugge il muro dell'odiata mezza capa. Peppino invece è doppiamente stupido, doppiamente ignorante, provinciale e contadino. E Totò lo fa da mediatore tra il fratello bifolco e il mondo. Lo guida perché sa tutto. Poi questo sarebbe rozzo e superficiale quando si scontra con la verità. Viene sistematicamente scoperto per falso. Fateci caso, in tutti i film dei duo è questo il rapporto subito. Peppino, l'ultimo al mondo,
Totò un Virgilio che lo conduce in luoghi sbagliati, con modi sbagliati, in tempi sbagliati. Se non ci fosse il personaggio Totò, il personaggio Peppino vivrebbe una vita proba e tranquilla, in attesa della morte. Totò è il motore delle emozioni di Peppino, intanto che lo deride e come, in questo caso, lo deruba dei risparmi. Se Peppino soffre, Totò è godereccio, sempre, è avido. Ma questo cammino di ricerca di soldi, poi di altri soldi ancora, di film in film, ha un solo intento: ottenerli per goderli, per sprecarli e divertirsi. Accumula per sperperare e odia i tirchi, tra i quali c'è Titina, Titina di Filippo, sua moglie, in Totò, Peppino e i Fuorilegge. Film esemplare della filosofia economica di Totò. Inventa un rapimento per sottrarre soldi alla moglie, che li accumula ossessivamente per buttarli poi nel solito locale pieno di ballerine. Tra i suoi personaggi, in fin dei conti, riescono a svelare una parte nascosta dell'italiano tipico. Tutti. Totò Capone è il provinciale che si vuole emancipare alle soglie del boom economico e lo vuole fare così, superficialmente, soltanto perché ha fatto i soldi e non ce la farà mai. Erano anni in cui il denaro era non soltanto un'attrattiva, ma una possibilità reale e bisognava approfittarsi. La banda degli onesti risolve la questione. I tre soci maldestri si guardano intorno e vedono che la gente si arricchisce, tutti in modi non sempre chiari. E infatti l'azione comincia dal tentativo di accordo del nuovo amministratore, il ragionier Casoria, con il troppo onesto Totò, portiere, sulla quantità di carbone da usare nella caldaia. Questo è il paese mio. Allora, il paese mio si chiama peculato, lo gira Totò. Io volevo stare solo dalla tua parte, minaccia l'amministratore. La ringrazio, ma dalla mia parte fa molto freddo e 120 quintali di carbone bastano appena. Una dichiarazione di onestà che alla fine del film si rivela irreversibile, come se fosse scritta nel codice genetico.